I primi 3 mesi sono stati la quiete prima della tempesta. E se fossi stato un saggio capo indiano, probabilmente avrei sentito la tempesta arrivare. Mi ami? Sei incinta? Sì. Noi facciamo un altro figlio, eh? E sti cazzi! C'era proprio bisogno di fare un altro figlio. Pietro porterà equilibrio. Dicono che un figlio e un altro figlio non ha fatto 2 figli, ma 11. 11. I genitori sono soli e non c'è nessuno che li aiuta veramente. Aia! Quanto è vero Dio, t'ammazzo, Che stavo dicendo? La risposta a tutti i problemi era una sola. Giusefina. Giusefina adora i bambini la adorano. Giusefina ha un unico grande problema. Non esiste. Al suo posto una serie di babysitter improbabili. Adori papà senza barba. Ci riesci a stare un giorno con il piccolo? Io ho bisogno di respirare. Dimmi che cosa hai fatto d'oggi. Stamattina ho fatto la lavastoviglie, l'ho mandata, l'hanno visto tutti. Lui è ciò che voi siete, quindi sarà quello che voi decidete di essere. Se tu non fai cazzate e rimaniamo uniti, vedrai che la superiamo. Dimmelo ancora che andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Ho già avuto un'esperienza come babysitter. Il bambino aveva 16 anni e l'ho aiutato a uscire dal giro della droga. Parlando di cinema italiano, c'è un record che nessun regista vorrebbe avere e lo detiene Marco Risi per L'ultimo capodanno, film che uscì nelle sale il 6 marzo del 98 e fu ritirato il 10 marzo 98, 4 giorni dopo. Il regista diede la colpa al trailer che faceva sembrare il film cupo e non divertente, a suo dire. Ragazzi, se siete dei veri cinefili, questa maglietta fa per voi. In info box il link per averla. Ciao!